buongiorno a tutti, grazie a Marco e Roberto per avermi invitato a presentare il mio strumento, a fare un discorso generale sull'elettronica comunque per i monotipi. Premessa, interrompetemi quando volete per domande e cose di questo genere, perché appunto l'obiettivo è di rendere chiaro qual è che è l'obiettivo di questo strumento che ci siamo messi a progettare circa un anno e mezzo fa e che viene prodotto qui in Italia, tra l'altro a Erba, quindi in posti qua a noi molto, molto vicini. Perché mi è venuto in mente di fare questo strumento? Io sono stato lontano dalle regate per un po' di tempo, per motivi di arrivo di figli e via dicendo, e stranamente quando ho ricominciato a regatare mi hanno richiamato in un ruolo che tra l'altro io raramente ho ricoperto, vale dire il navigatore. Ho avuto a che fare col mitico BNG Deckman, che è un sistema di navigazione molto molto evoluto, costi dai 16-17 mila euro in su, e facevo fatica a accenderlo, era un delirio, era veramente un problema. Da lì evidentemente abbiamo a fare cercare di fare un qualcosa di molto molto più semplice, per di più trasferendo anche questo nuovo sistema su barche piccole che non hanno strumentazione elettronica tradizionale, quindi con centralina del vento eccetera. Chiaramente ci sono in commercio degli strumenti analoghi, tipo Velocitec, tipo Tactic, definirlo analogo è forse un po' riduttivo per il Sailbrain, anche Rollbox e via dicendo, strumenti che tra l'altro conosco bene perché li ho venduti in passato, però noi volevamo un qualche cosa di più e ci siamo inventati questo Sailbrain. Sailbrain è uno strumento a GPS, quindi si basa sulle tracce GPS, funziona a 5 Hz, quindi ha una pratica, prende 5 punti al secondo, per cui la concorrenza va a 1 o a 2 Hz, per cui vuol dire maggior precisione e via dicendo. Ha al suo interno dei processori e degli accelerometri veramente di ottima qualità, infatti quando io col produttore avevo chiesto, teniamo d'occhio anche comunque il prezzo perché deve essere comunque uno strumento alla portata di tutti, la risposta è stata sì certo, ma se vuoi il tempo, la linea di partenza, le ley line, tutte i target da mettere dentro, queste cose, ne consegue che deve essere un hardware molto molto, cioè di alta qualità, e secondo me la prerogativa che ha questo strumento è che è molto customizzabile dall'utente finale, nel senso che uno si può scegliere le schermate che più gli piacciono e via dicendo, e può essere utilizzato, questa molto di voi sanno che è una mia mania, sia per la regata, quindi utilizzando determinate schermate, sia per gli allenamenti e la messa a punto della barca. Quindi ne va da sé che per la regata servono certe schermate, per cui si eliminano quelle degli allenamenti, per gli allenamenti servono altri tipi di schermate e si eliminano quelle delle regate. È uno strumento alla fine molto semplice, e dopo andremo nel dettaglio proprio di come va utilizzato. Abbiamo ottenuto i primi definitivi, sono venuti fuori a aprile-maggio dell'anno scorso e abbiamo già avuto i nostri bei risultati fra campionati italiani, europei, poi in campionato del mondo, è stata vinta l'Audi Magis 32 Sailing Series, insomma tante regate di un certo livello. E questi gli strumenti sono stati utilizzati sia nei monotipi, a fattispecie Merges 24, Merges 32, ma me ne potrei citare tanti altri, sia su imbarcazioni d'altura, barche che magari a bordo avevano già l'elettronica tradizionale, no? Sono stati utilizzati da personaggi molto molto su, Tommaso Chietti, lo vedete che c'era l'avambraccio, Rizzi, personaggi che conoscete voi, ma anche da persone
ho messo tra virgolette normali, no? Cioè persone che sono amanti del nostro sport, l'ha comprato anche quello che ha vinto il campionato invernale di Sanremo a vele bianche, cioè senza neanche lo Spinnaker, no? E la cosa bella è che gli input positivi sono arrivati da entrambe le tipologie di persone. Alla fine, per arrivare a capire cosa serve un affare, cosa può servire un affare di questo genere, un navigatore o comunque uno che a bordo si occupa della navigazione, cosa deve fare? Si deve occupare della strumentazione elettronica di bordo, deve informare il tattico per impostare una corretta strategia della regata e analizza i dati raccolti per migliorare, per ottimizzare la barca e migliorare le performance della barca. Durante gli allenamenti e prima della regata è necessario calibrare tutta la strumentazione di bordo, e anche questo è un ennesimo problema che hanno le calibrazioni, le strumentazioni tradizionali. Molte volte questi strumenti vanno calibrati addirittura fra un'uscita e l'altra, perché si scalibrano. Per cui, insomma, questo a bordo magari poche persone lo sanno fare, per cui ne consegue che alla fine ci vuole il professionista che viene a bordo, tempo in più per calibrare gli strumenti e cose di questo genere. Vabbè, raccoglie i dati meteo del campo di regata e analizza ad ogni sessione di allenamento le eventuali modifiche di vele, assetto e conduzione. In regata, per esempio in partenza, indica la parte favorevole della linea di partenza, fornisce i dati del vento e la sua tendenza, informa sui tempi dalle lay line del primo lato, comunica la distanza alla linea di partenza, indica il tempo da bruciare prima di cazzare le vele e partire, cioè se si è in anticipo o se si è in ritardo. Dopo la partenza indica la posizione della barca sul campo di regata, vale a dire le distanze dalle lay line, e comunica le informazioni del vento, intensità e direzione, e indica l'andamento della barca rispetto ai target, cioè ti dice: stiamo andando bene rispetto ai target che abbiamo, oppure ci manca qualcosa, dobbiamo agire sulle vele, sull'assetto della barca, perché questo avvenga. E gli strumenti sono strumenti elettronici installati a bordo, software di navigazione, computer, schermo wireless touchscreen, software di analisi dati, cioè che più ne ha che ne metta, sono costi enormi. Insomma, un delirio, questo è uno schema buttato lì proprio di quello che uno ha bisogno per una strumentazione elettronica. Praticamente tutto questo è dentro qui, è una cosa portatile che uno si può portare a casa, non sono necessarie calibrazioni, ha delle dimensioni ridotte, è stagno, noi abbiamo fatto un test, è rimasto per una notte acceso a un metro di profondità in una piscina, la mattina l'abbiamo trovato ancora acceso, non so per quanto sarebbe andato, ovviamente un po' di condensa l'aveva dentro, però funzionava, insomma è stata una notte intera a un metro di profondità. Tra l'altro ormai ce ne sono in giro una settantina, hanno preso tanta di quell'acqua che metà basta. E soprattutto la registrazione dei dati, che come vedremo ci sarà utile anche per analizzare le regate e ottimizzare la barca. Ci sono due modelli, il modello GPS, che è la versione basica, che dà solo numeri digitali, solo numeri. L'hardware è simile, anche lui funziona comunque a 5 Hz, anche lui dà il tempo alla linea di partenza. Quello che non dà la visualizzazione plot, cioè della barca che si muove lungo il campo di regata, non dà le distanze dalle lay line, soprattutto non viene fornito con il software di analisi. Mancano ovviamente delle schermate utili per l'ottimizzazione della barca e per gli allenamenti, e non viene dato il software di analisi, che viene dato invece nella versione plot. Noi di recente stiamo concedendo la possibilità, lo faremo credo solo per quest'anno, di chi vuol partire con la versione GPS, che è la basica, entro un anno dalla data di acquisto può tramutarla in plot.
deve pagare soltanto la differenza, diciamo così, del costo, del prezzo di listino delle cose, più un contributo fisso di 130 euro, perché lo strumento deve tornare da noi. Sarebbe troppo facile che fosse soltanto una modifica al software, ci vanno fatte anche delle modifiche, delle aggiunte hardware, per cui deve tornare da noi, uno poi dopo gli viene aggiornato in plot. La visualizzazione, lo strumento può essere messo sia così che così, infatti questa forma che molte persone mi hanno accusato di aver copiato la PlayStation, è venuta, non ha un caso, non è un caso questa forma, perché alla fine quando lo si mette verticale è largo quanto è largo l'albero di una barca tradizionale di media piccola grandezza, lungo l'abbiamo fatto per avere lo schermo più lungo possibile, poi l'abbiamo sfondato per renderlo un po' più carino, alla fine è venuto fuori una PlayStation, come qualcuno mi ha fatto notare. Tra l'altro, una delle cose che fanno un po' anche secondo me la differenza, non c'è bisogno proprio per la sua conformazione di nessuna staffa d'appoggio, se uno lo mette all'albero lo può mettere con i pincinghini, lo abbraccia all'albero e finita lì. Se uno lo vuole attaccare a una fiancatina della barca basta del dual lock da mettere qua e lo attacca alla barca, sia così che così ovviamente, oppure su barche un pochettino più grandi dove c'è un tattico e via dicendo, se lo mette all'avambraccio se lo porta dietro. Io lo uso spesso all'avambraccio e ogni tanto anche in barca manovro, cioè una cosa che proprio uno che si abitua non ha intenzione. Quindi ripeto, si può avere la visualizzazione sia verticale che orizzontale, questo è quello che dà la GPS, questo è quello che dà la plot. Un'altra differenza è proprio che nella versione plot, una volta che si mette dentro il vento e si prendono gli estremi della linea di partenza, lui fornisce anche il vantaggio in gradi, in metri, dell'estremo buono della linea di partenza. Cioè in questo caso ti dice che ci sono 6 gradi e 45 metri di vantaggio a partire in boa piuttosto che in comitato. Questa chiaramente è una prerogativa della plot. Schermate, dicevamo, personalizzabili, vale a dire, queste sono schermate dove, per esempio in partenza, nella GPS, questa è la schermata con tutti i dati possibili immaginabili, che qua ha senso soltanto se uno se la tiene qui, no? Però se uno lo mette all'albero ci vogliono pochi dati e chiari. Per cui andiamo nella fattispecie, lui potrebbe dare velocità, distanza alla linea lungo la rotta, distanza alla linea perpendicolare alla linea, i gradi bussola della linea di partenza, la direzione del vento, la bussola, questo è il conto alla rovescia e questo è più 67, vorrebbe dire che ci sono 67 secondi da bruciare, quindi siamo in pratica, siamo già sulla linea e per cui siamo veramente in grande anticipo. Meno sono i numeri emessi, sono i dati emessi e più grandi diventano i numeri. Qui c'è soltanto velocità, distanza perpendicolare alla linea, tempo alla linea, conto alla rovescia. Questa è quella che uso io, per esempio. 3 dati chiari, distanza perpendicolare alla linea, conto alla rovescia e il tempo alla linea. Per cui quello poi è chiaro, noi abbiamo cercato all'inizio di dare una nostra opinione, no? Però è sempre difficile accontentare tutti. Allora abbiamo fatto una cosa, ho detto va bene, se uno ha pazienza nell'elenco delle schermate si mette quella che vuole lui, è molto customizzabile, diciamo così, e per cui dopo esclude tutte le altre e non è che uno poi dopo in partenza deve andarsi a cercare la schermata, no? Una volta che parte, che si schiaccia il timer viene fuori, se è stata selezionata una schermata, le altre si escludono automaticamente. Ci sono qualcosa come una decina di possibilità per la partenza e una decina di possibilità per il post partenza, per cui è difficile che non ci sia proprio quella che uno vuole. Tra l'altro, adesso che è frutto proprio dell'ultimo aggiornamento che abbiamo fatto, in pratica a seconda di impostazioni che uno che può decidere, a seconda che si stia allenando, che stia regatando,
nel momento che si prende il secondo estremo della linea di partenza, salta già fuori la schermata scelta, no? Anche se non, è se non hanno chiamato i 5 minuti, in modo tale che intanto che uno che aspetta il 5 minuti può fare le sue prove di attraversamento e vedere se lo strumento è corretto e cose di questo genere. In quel caso, prima che si schiacci il timer, il tempo alla linea di partenza non è più un tempo da bruciare o un tempo di ritardo, ma è un tempo effettivo. Cioè lui ti dice, da qui ci vogliono 25 secondi arrivare alla linea di partenza, che è una cosa utile per fare le prove proprio. Mentre invece in partenza della regata è più utile sapere se sei in ritardo o se sei in anticipo. Per cui da regatante mi è venuto in mente di... abbiamo impostato le cose in questa maniera. Questi strumenti che si stanno diffondendo sempre di più, c'è il traffico per prendere le bolle di partenza. Cioè bisogna mettersi in coda, 10 barche, perché devi passare di fianco per buttare dentro la bolla di partenza, la bolla di comitato. E c'è proprio il traffico, oltretutto le lunghezze magari delle linee sono anche abbastanza abbondanti. Infatti io tantissime volte nelle registrazioni prendo i pin e intanto stanno già dando i 5 minuti e allora butto dentro i 4, perché il timer ti dà la possibilità di mettere dentro i 5, i 4, i 3 e l'1, no? Proprio per casi di questo genere. Scusa, per cui tu in partenza devi fare il punto nave della boa e il punto nave del comitato di giuria. Esattamente. Dopo lui si disegna la linea di partenza. Le due cose in più che vuoi fare, che hai bisogno di fare, se vuoi anche le distanze delle rail line, chiaramente lui si deve basare sul vento e sulla boa, quindi devi mettere dentro al vento e sei una direzione del vento e dove sarà la boa. La boa d'arrivo, la prima boa di colina, perché se no cosa te le calcola? La boa di colina te le dice il comitato di regata, in teoria te le dice il comitato. Il problema cos'è? Che vedendo, perché poi dopo butto dentro la boa che mi dice il comitato, magari il comitato adesso stanno cominciando a dirvi anche a distanza, no? Prima davano soltanto i gradi. Vi garantisco, le boe non sono mai dove dicono che sono, mai. L'unico posto dove l'ho trovata lì è Palma, la Coppa del Re. Le ho sempre trovate dove dicevano loro. Però evidentemente sono attrezzati i comitati in maniera diversa da voi. Praticamente prima di partire fai il punto nave della boa di partenza. Quattro operazioni. Punto nave della barca giuria. Sì. Punto nave più al vento, punto nave della boa. Per mettere dentro il vento. Devi mettere dentro il vento. E poi mettergli dentro, imputargli dove va la boa di colina. Sì. Da lì. Quattro dati, poi fa tutto. Praticamente non lo tocchi più. Cioè noi lo stiamo vendendo, per darvi un'idea, col telecomando non lo sta usando nessuno. Cioè potremmo anche non consegnarlo, perché onestamente, a meno che non succeda qualcosa di terribile, la classica regata che prima si è di bolina e poi si arriva di poppa, quindi il salto di vento è 180 gradi, e chiaramente lui poverino ha delle difficoltà perché non è collegato a niente. Però voglio dire, io ho regatato con salti di vento di 20, 30, 35 gradi e io alla fine non ho mai toccato. Ci siamo trovati il vento esattamente quello che era. Paragonandolo non a Velocitech Tactic, paragonandolo a BNG. Cioè questo, oltretutto anche per la boa di bolina, come abbiamo detto prima, la prima è un po' stimata, ma è stimata così anche per gli strumenti da 20.000 euro. Non è che è necessario già, per esempio, come BNG e DEC, ma ci si passa di fianco, bisogna schiacciare un tasto per buttarla dentro. Lui è programmato per buttarla dentro da solo, nel senso che se vede che a un certo punto tu poggi oltre un tot angolo rispetto al vento e vai dritto per 25 secondi, allora lui dice no, non ha fatto una penalità, non ha poggiato dietro nessuno, ha girato una boa e 25 secondi prima la butta dentro. Per cui a quel punto le ley line del giro dopo sono di ferro e io non ho neanche dovuto toccare, perché l'ha fatto lui. L'unica fregatura, fra virgolette,
e se c'è un traversino, adesso c'è sempre il traversino, la boa di Bolina, il traversino, lo stocchettino che è messo quasi in linea di Bolina, e allora lui lì non lo capisce, ovviamente, però basta schiacciare uno di questi quattro tasti a croce, verrà fuori la funzione up mark, up win mark, e schiaccia e la butta dentro. Per cui veramente questo fatto che noi lo vendiamo col telecomando e alla fine non sta usando nessuno, già dà un pochettino l'idea alla fine della facilità, ecco, dello strumento. Queste sono le schermate personalizzabili della plotter, alla fine è lo stesso discorso, questi sono tutti i dati, questi sono dati parziali, questa è la schermata che piace a me, sempre con i soliti tre numeri, o dopo la regata, dove qua dà dati di ogni genere, velocità, bussola, questo è il ritardo, è la virata fatta in 38 gradi, anche questo è utile per gli allenamenti, questa è la rotta, questa è la direzione del vento, queste sono le due distanze dalle ley line, questa è la direzione per la boa, questa è la VMG, questa barra qua è il grafico del vento che se si riempie di qua sta girando a destra, se si riempie di qua sta girando a sinistra, e questa è la VMG, che se oltrepassa questa linea è buona, se sta al di là è cattiva, verde mura dritta, rossa mura sinistra. Anche questa in regata è difficile che la si usi, cioè a me piace questa, per esempio, sono quattro dati, sono quelli che servono, velocità, bussola, vento e le due ley line, fine. Due ley line sono utili perché è il classico caso che magari si arriva a mura sinistra, c'è un gruppone che sta arrivando mura dritta, calcoli che fra te e loro ci sono 30 secondi, ma la ley line ti dice che ci sono 2 minuti alla ley line. È utile saperlo perché se non lo sai magari ti viene la voglia di tirarli sotto e questi magari ti portano a casa di Dio, se però dici invece no, ho 2 minuti, posso passargli dietro, mi presento io dopo mura dritta. Cioè, sapere il posizionamento della barca sul campo di regata. La cosa, un'altra secondo me differenza palpabile rispetto, chiamiamola così, alla concorrenza è che allora, come vedete, non compaiono tacche di scarsi e buoni. Parliamo di Velocitech, Tactical, Box, tutti quanti. Quello, mi dispiace dirlo, sono bufale. Io non amo chi mi conosce bene, raramente mi vede, però cioè, lo devo dire, quelle sono bufale, perché se tu navighi con 10 nodi di vento, poi finisci in un buco d'aria a 6, ovviamente poggi, e lui te lo calcola come uno scarso, mica detto che sia uno scarso, può essere solo un calo di vento. Lui non ci casca, infatti è il motivo per cui noi diamo il numero della direzione del vento, i gradi bussola della direzione del vento. Non ci casca perché se lui ha dentro dei target della barca e lui ti vede andare quando c'erano 10 nodi, poi ti vede rallentare e poggiare, lui continua tutta la regata a lavorare con i target che ha dentro. Allora, non necessariamente ti mette quello uno scarso, perché li interpola con i target che hai dentro. Quindi in pratica lo strumento, man mano gli si buttano dentro target, diventa sempre, sempre, sempre più preciso. Con l'X35, Dado, sai cosa abbiamo fatto, però abbiamo dei target di ferro, cioè per caso in partenza, perché è importante anche per la partenza, io le distanze alla linea le guardo a minuto per vedere che non ci siano casini di satelliti che magari mi dia dei numeri strani, cioè io mi faccio guidare dal tempo la linea, ma non guardo altro. E alla fine abbiamo sempre fatto delle buone partenze e siamo partiti fuori una volta, ma me lo dava, che eravamo fuori, pensavamo di essere coperti, siamo andati, e invece vabbè, evidentemente non eravamo coperti, e cose di questo genere qui, per cui è chiaro anche questa storia del tirarsi fuori i target, quante volte, parlo soprattutto delle nostre barche, delle barche di media piccola grandezza, uno non ha ben le idee chiare di come deve essere portata la barca. Se uno ha la
pazienza di analizzarsi delle regate, gli allenamenti che fa, intanto si tira fuori la tabella di tappe, poi se la stampa e se la butta lì, comincia a fare un certo tipo di lavoro. Ci sono barche tipo il Menges 32, il Menges 24, che nonostante siano così diffuse non vengono forniti per nessun tipo di target da nessuno, se non casualmente da qualche galleria, però insomma questo ti aiuta a capire la tua barca come va portata. Poi lo vedremo meglio anche dopo nel sondaggio. Abbiamo detto prima il passaggio automatico dalla schermata start alla schermata race, vale a dire non è che uno deve cliccare, ma finito il timer passa automaticamente nella schermata scelta per la regata. Rileva automaticamente le boe e imposta i parametri per il lato successivo. Questo ha anche un menu per le costiere, no? E questo c'è dentro sia nella GPS che nella plot, dove questi sono i tuoi dati della velocità del momento, questa è la direzione per la boa, il true wind angle e il tempo che manca al waypoint da raggiungere, e questa è una previsione dal waypoint che devi raggiungere a quello dopo ancora, in modo tale che puoi scegliere delle giuste e tutte queste cose qui. E questo è il fuori rotta, per cui può essere utilizzato anche per le costiere. Il menu Coastal Race, come l'abbiamo chiamato noi, in pratica cos'è che puoi settare all'interno, meglio farlo ovviamente per una questione di numeri di digitazione, impostare i waypoint nel computer e poi dopo trasferirli dentro nello strumento. Allora, ipotizziamo una regata, non so, la Giraglia, ci sono 15 percorsi, no? La giuria ti dà 20 waypoint, tu li butti tutti dentro, li trasferisci dentro da PC allo strumento, poi dopo molto spesso la giuria ti dà il percorso che sei fuori in acqua, no? Allora dallo strumento gli metti dentro la sequenza delle boe che ha scelto la giuria e lui automaticamente si ricorda tutti i waypoint che sono stati messi dentro e li sistema automaticamente. E c'è la possibilità di mettere anche una boa di disimpegno. Il fatto appunto in che parte del campo di regata, quello che dicevamo prima, il tempo che arriva a mura dritta, sapere se si è più nella parte sinistra che nella parte destra del campo di regata, ma non a sensazioni, ma proprio sui numeri delle ley line, no? Delle distanze dalle ley line. E queste sono le funzioni training di cui parlavamo. In pratica la versione GPS, quindi la basica, ti dà soltanto questa possibilità. In pratica questi sono i tuoi target che hai messo dentro e questi sono quelli che stai facendo, per cui con un colpo d'occhio tu puoi capire se stai andando bene o se stai andando male. Mentre invece la versione plot ti dà anche queste possibilità e sono schermate visibili in navigazione, questo ci tengo a dirlo, perché non soltanto nell'analisi dopo da computer, ma in navigazione, dove ti dice cosa stai facendo. Queste sono medie di bussola e velocità, se c'è un lato lungo lui lo spezzetta in due e ti dice che stai facendo 5-7 o 5-9, qui 5-9, 5-8, qui 6 o 5-7, l'aria è girata anche un po' a sinistra e cose di questo genere. Queste sono, in pratica, questo è il ritardo in secondi rispetto alla virata ideale, che è quella che non esiste, vale a dire lui ti calcola quanto tempo ci metti dopo una virata a rientrare nel target, no? E rispetto a una virata ideale, che è quella che non esiste, vale a dire quella dove non perdi velocità, per cui più il numero basso è meglio. Questa schermata qua è in pratica è una schermata che si ha sia nel software di analisi, come vedremo, ma anche sullo strumento in navigazione. In pratica si costruisce la polare della barca, no? Mentre stai navigando, questi sono i tuoi target che hai messo dentro, questo è quello che stai facendo e questi puntini sono i rilevamenti di 5 volte al secondo che lui butta dentro di quello che stai facendo.
quelli bianchi sono i dati sporchi, quelli rossi e verdi sono i dati puliti, no? Per cui lui ti dà già un'indicazione se stai andando meglio o peggio rispetto a quel target lì, te lo dà prima di ritornare a terra. Alla fine veramente sembra una mossa di marketing, ma non è così. Dato un mese prima dell'europeo, l'X35 ha fatto un allenamento a Spezia, 12 nodi, acqua piatta, abbiamo target belli di ferro, proviamo 3-4 boline, erano sempre puntati sul target, hanno cominciato a estremizzare il modo di portare la barca tanto, ne hanno fatto 1, 2, 3, 4 boline e hanno visto che era sempre meglio. A bordo ho un navigatore con DNG ed Ekman, questa schermata era venuta pronta da un mese e ha detto per favore controllamela perché cioè, non vorrei prendere fischi per fiaschi. Ci ha messo un paio di giorni per pulire tutti i dati, tutte queste cose qua, cosa che lui invece fa automaticamente su due, per darmi la stessa risposta, era meglio, era sempre meglio. Abbiamo detto quindi per partire per la regata cosa è necessario? Mettere la direzione del vento, mettere la boa di percorso, mettere gli estremi della linea di partenza e schiacciare il timer. Tutte le cose che abbiamo detto prima, dopodiché sarà necessario soltanto far partire il timer e poi fa tutto lui automaticamente. Si può rivedere una regata in allenamento computer, come abbiamo detto, viene fornito un software di analisi e nella versione GPS la si rivede così. Questa è una regata di quest'inverno di Sanremo, dove cliccando su ognuna di queste con Google Earth, cliccando su una di queste, punti verdi, vengono fuori velocità, heading, cioè bussola e via dicendo. Chiaramente qua uno si deve armare un po' più di santa pazienza perché deve cominciare a prendere taccuino, carta, penna e via dicendo. Col software di analisi viene fuori questa cosa qua, questo è il software di analisi che viene fornito con la versione plotter, dove come vedete se si va col puntatore nelle medie rosse e verdi che vediamo, lui automaticamente spara fuori true in d'angolo e velocità, ti dà fuori le medie già così. Ecco, questo è il software di analisi. Adesso stiamo facendo partire una regata vera, no? Per cui la tastiera vedete che è esattamente la stessa di quella dello strumento. Guardate che è come usare uno strumento, no? Bisogna selezionare il numero seriale dello strumento, si va a impostare la barca con cui si sta regatando, nella fattispecie io dentro ne ho più di una, per cui vado a tirare fuori l'X35 e automaticamente vengono fuori le misure della barca. Si va a impostare il tipo di regata, se stiamo facendo un windward leeward che è il bastone oppure un coastal race, per dire una costiera. Dopodiché c'è questo comando qui che io ho controllato ancora se era selezionata l'unità giusta. Si va a cercare la data della regata che interessava, questa era l'ultima prova di Livorno l'anno scorso. 11 aprile, viene fuori tutto quello che si è fatto in quella giornata lì. Si va a prendere, far partire la regata qua dall'ultima volta che sono stati messi dentro i due estremi della linea di partenza e il vento, la direzione del vento, e si fa partire la regata da qua. A questo punto lui sta già rivedendo quello che di fatto... E si è già partito, no? Sì, la partenza era alle 11.35, no? Poi dopo ci sono questi tasti, per esempio, per andare avanti e indietro veloce si sposta questa scala qua, adesso lo farò andare avanti. Questo serve per fermarla, questa per metterla in pausa, questa per fermare la registrazione. E adesso per arrivare alle 11.35, perché avevo visto qua che la partenza era alle 11.35, vado avanti veloce fino ad arrivare lì. Intanto abbiamo preso dentro degli input, delle boe, tutto quanto. Io ho preso la boa di partenza. Esatto, ma qui vengono fuori quello che si è fatto, quindi siamo in pre-race, eccetera. Adesso siamo vicini, abbiamo messo dentro la boa di sinistra, al 35 ci sarà, alla 11.35, perché a questo punto è proprio l'orario, ci sarà la partenza, e questa è la partenza. C'erano 6 gradi di buono e 45 metri in
in boa. Noi, contrariamente a questo, ma c'era un motivo, perché infatti eravamo quasi tutti dalla parte di qua, siamo partiti qua, che teoricamente non era una cosa buona, ma perché qui c'era una bolla di bonaccia, perché c'erano 8 nodi, vedete? Quindi poco, c'era una bolla di bonaccia e tutta l'area era rimasta a destra. E questi sono i target che aveva dentro lo strumento di bolina, questa è l'intensità del vento che gli avevamo dato, questi target di coppa. E questi puntini sono i target. E qui adesso ho rallentato per la partenza vedendo, lui mi dava in anticipo di 2, 3, infatti a 6 secondi ci siamo presi un po' paura, abbiamo dato una poggiata e alla fine siamo partiti in ritardo. Questa è la distanza dalla linea, vedete quando sparisce 10 metri. Vedete? 10 metri e 4 secondi di ritardo, perché ci siamo presi paura di essere troppo vicini a linea, allora abbiamo dato una poggiatina e questo è già un dato che ci ha dato, no? Perché alla fine abbiamo regalato una lunghezza, perché 35 lungo 10 metri e mezzo. Si può zoomare il campo di regata, no? Per cui vederlo un po' più da lontano, e lui comincia, vedete, a buttare dentro numeri, a buttare dentro punti. Questo è il lato mura dritta, adesso siamo passati il lato mura sinistra, mi ha dato una media e io sempre, se voglio andare a controllare, vado, vedete che diventano verdi, per poi prende le medie, vado col puntatore sopra e mi dà fuori dei numeri che io posso assolutamente comparare con i target che io avevo dentro prima. Questa è la VMG e questa è più impostata sulla velocità. Vorrei dire, potrebbe anche capitare, e qui è capitato, che potrebbe dirti che per la VMG sulla boa o sul vento, perché puoi impostarlo anche quello, la VMG sul vento che si fa negli allenamenti, la VMG sulla boa per quello quanto riguarda la regata, che può valer la pena magari per la VMG andare un po' più stretto e un po' più lento. Ed è quello che vedremo che capita lì alla fine della regata. Mentre questo invece è una cosa essenzialmente per la velocità. Qui la regata è finita. Questa qua è la schermata in plot, dove c'è velocità, vento, le due ley line e la bussola, no? Però per barche piccole tipo questa è inutile rubare spazio per vedere la barca che si muove, che quello ti serve fino a un certo punto. Una volta che sei sicuro, così la metti, la stessa schermata la metti così. Beh, così hai bussola e velocità grandi e i tre piccoli sono quello in alto a destra al vento, a destra, e quelle in mezzo sono le line di destra e di sinistra. Adesso evidentemente dentro c'ho qualche boa, perché sono anche cose tanto più controllare. E quello che ti dà è il tempo che manca. Il tempo, teoricamente mancano 7 minuti e 20 alle line di là e 2 minuti e 10 alle line di qua. Adesso nella realtà stiamo facendo 156 gradi su 5,2, per cui è ovvio che ti risulta essere più o meno a target di velocità, ma vedi molto più aperto. Perché i puntini del target sono questi qua di poppa, no? Ok. Tu invece sono questi qua, quelli che stai facendo adesso. Almeno pre race. Ok? E clicchiamo quando siamo di fianco alla boa. Sì, vai, fai lo stesso scherzo di prima, però occhio che arriva una rapida adesso. Se orti sei fuori di 86 secondi, devi bruciare qualche volta. Adesso ho finito di metterti.
Sì, no, beh, ma quando portiamo sulla linea, a 12 metri da linea, molto vicini. Due metri dentro.